Nel ruolo del ragionier Bisigato, nel film Signore e Signori del 1965 di Pietro Germi, prendeva i passi cinematografici Gastone Moschin, che è venuto a mancare, e La Nazione gli ha dedicato questa pagina a firma di Silvio Danese, il quale giustamente scrive: il successo con il film Signore e Signori di Pietro Germi lo rivelò al grande pubblico. E poi però erroneamente parla, vedete c'è qui un'immagine di Amici Miei, della saga dei film di Amici Miei, dicendo: l'indimenticabile architetto Melandri di Monicelli. Ma in realtà è Germi che ha ideato Amici Miei, quindi torna col fatto che l'abbia lanciato col film Signori e Signori. In pochi sanno che Germi è l'ideatore di Amici Miei e in pochissimi sanno che Germi prese alcune delle idee, delle zingarate di Amici Miei, dalle gesta degli aretini Gigi Montaini, Gastone dell'omonimo bar di Piazza della Stazione, che era il Gallini, il Cencio Cancelli, e Pietro Germi, che però morì all'inizio delle riprese di Amici Miei. Quindi l'idea però è quella che conta, perché poi il film è stato sviluppato su tutto, e Gastone Moschin appunto interpretava l'architetto Melandri, quello che dal chirurgo Sassaroli viene salvato dalla moglie, che gli imputava di non aver messo le sottocoppe di peltro quando invitava gli amici, che dissero per bocca del conte Lello Mascetti: oddio, per essere uno sformato è sformato. Questo bellissimo film però era di Germi. Mi permetto di riprendere un collega che probabilmente ha avuto semplicemente una leggerezza, ma vedete che tutto torna, perché Germi l'aveva lanciato e l'ha portato anche nel film dei suoi più grandi successi. Come salutarvi? Che ne so, Antani, come fosse Antani, con la supercassola prematurata e ovviamente lo scappellamento a sinistra.